Torna a salire la tensione nel Pacifico dopo che da Pyongyang sono stati lanciati due missili a corto raggio, finendo nel Mar del Giappone viaggiando per 430 chilometri. La reazione giapponese non si è fatta attendere, seppur cauta. Al momento non crediamo che i vettori abbiano raggiunto il territorio giapponese o la zona economica esclusiva, così come non abbiamo alcuna prova che il lancio rappresenti un rischio alla sicurezza del paese, ha affermato il segretario di Stato giapponese. La Corea del Sud intanto tiene alta la tensione e parla di minaccia militare. Pensando al quadro in generale, afferma il professor Yang Mu-jin, il test della Corea del Nord sembra rappresentare una risposta diretta agli esercizi militari che Corea del Sud e Stati Uniti stanno compiendo. Il test missilistico è anche un messaggio interno per dire che Pyongyang non si farà trovare impreparato, ha aggiunto il professore. Il nuovo test della Corea del Nord arriva tra l'altro a complicare gli sforzi per la ripresa del dialogo con gli Stati Uniti.